Era il 1968 e Il Fatto Quotidiano è un bel libro che voi trovate nelle librerie, è un libro che è pubblicato a cura del Fatto Quotidiano, si parla del 1968, si parla del 68, il 68, cari amici, e lo presenta Peter Gomez, lo presenta Peter Gomez. E Peter Gomez dice esplicitamente che lui, quando ci fu il 68, era ancora giovane e non era d'accordo con il 68. Poi, cammin facendo, Peter Gomez lo ha riabilitato il 68 e scrive, cioè in questo libro si parla del 68, il famoso celeberrimo 68, in termini elogiativi, diciamo così. Il Fatto Quotidiano in questo libro ha fatto il canto del 68. Io invece qua faccio il controcanto, io faccio il controcanto. E nel 68 io avevo 28 anni, perché sono nato il 7 febbraio 1940, e siccome appartenevo ad una famiglia povera, una normale famiglia italiana povera, e io per laurearmi ho fatto per 4-5 anni il fornaio di notte, il fornaio, quello che fa il pane di notte. Mi sono laureato facendo il fornaio, perché non c'erano i soldi per pagare le tasse universitarie, per comprare i libri. 4-5 anni, fornaio di notte facevo il pane, di giorno studiavo. Il 68 l'ho visto tutto, ero a Roma, l'ho visto tutto, e Mario Capanna, eccetera. Era il tempo in cui si diceva, tutti all'università, ma il messaggio si fermava lì, tutti all'università. Non si spiegava tutto l'università per la cultura, tutto l'università per non fare più lavori manuali, anche se il nostro è un paese cristiano e Gesù Cristo era figlio di un falegname, era figlio di un falegname, Giuseppe, San Giuseppe, figlio di un falegname, padre putativo, vabbè. E il 68 in un certo senso inculcò il disprezzo per il lavoro manuale, sì. E infatti è dal 68 che noi italiani ci siamo tirati indietro dai lavori manuali, niente più raccolta delle olive, niente più raccolta dei pomodori, niente più raccolta delle olive, pomodori e arance. E fu proprio dal 68 in poi che cominciarono ad arrivare le girl, le lady dalle isole filippine, per fare le cameriere, per fare le babysitter, perché le italiane cominciarono ad andare all'università e le italiane non volevano più fare le babysitter, le cameriere, ma venivano dalle Filippine. I primi migranti a venire in Italia furono i filippini. Poi, siccome migliorava la qualità della vita, si allungava la vita e si invecchiava, per i vecchi non c'erano più le badanti italiane, perché le girl italiane non volevano fare le badanti, andavano tutte all'università e cominciarono a venire le rumene. Poi, siccome gli italiani, le giovani generazioni andavano tutte all'università, sì, a voglia che i giornalisti dicano che in Italia i laureati sono pochi, no, sono tanti i laureati in Italia, sono tanti. Sono tantissimi laureati in Italia. L'università è una grande azienda, eh?
è una grande azienda che dà un sacco di lavoro ai professori universitari, quelli sì che stanno bene. Penso che le notizie giornalistiche che ci dicono che in Italia i laureati sono pochi sono soffiate dai professori universitari, non per aumentare gli organici, per aumentare gli organici. E poi siccome la manodopera manuale continuava a diminuire, nelle stalle a fare i musicisti sono arrivati i cingalesi dall'isola di Ceylon, che oggi si chiama Sri Lanka. Poi siccome mancavano quelli che andavano a raccogliere olive, pomodori, arance, sono arrivati i migranti, perché c'è la tendenza a riempire i vuoti. Nel mondo, nel terzo mondo, c'era sparsa la voce che in Italia, ma così anche in Europa, la razza ariana indoeuropea non voleva più raccogliere olive, arance e pomodori, per cui sono cominciate le grandi migrazioni. E questo è il mio controcanto, Peter Gomez, questo è il mio controcanto. Io ho fatto il fornaio per 4-5 anni, facevo il pane di notte e di giorno studiavo. Beh, cari amici, circa il libro pubblicato dal Fatto Quotidiano che voi trovate nelle edicole, io vi metto il link relativo nel riassunto di questo video, ok? Bene, 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 cari amici. Canto e controcanto. A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.